Dopo oltre 2400 giorni torna il derby campano tra Avellino e Benevento in un stadio Ciro Vigorito che registra il record di spettatori stagionali con oltre 7600 tra abbonati, tifosi, ospiti e biglietti staccati in una gara importantissima. Dopo i mezzi passi falsi di Casertana, Picerno e Juve Stabia, parte subito in attacco la formazione di Andreoletti con questo colpo di testa, finisce alto sopra la traversa da parte di Ferrante, poi questo cross della sinistra, uscita così così di Ghidotti e il Kawakibi ha la possibilità col sinistro di trovare lo specchio della porta, respinto a due passi dalla rete dell'1-0, qui mossa palla a terra con Teio che serve Ferrante. Il sinistro viene neutralizzato dall'estremo difensore biancoverde. Avellino che si ripresenta in avanti, siamo alla mezz'ora. Ricciardi, tiro cross deviato in angolo da parte di Terranova. Dall'altra parte super Ghidotti che riesce due volte a dire di no all'attacco del Benevento, che però deve capitolare sul fronte difensivo. Il tocco per Gori dentro. Patierno in acrobazia trova l'1-0 alla centesima. Tra i professionisti trova la rete numero 3 in campionato l'ex attaccante di Bitonto e Virtus Francavilla, tocco geniale di D'Angelo per Gori che trova il secondo assist in campionato, e Patierno con un'acrobazia a porta vuota sotto il proprio spicchio di tifosi riesce a trovare la rete dell'1-0. Con le immagini siamo già nella ripresa con Marotta e non riesce ad andare a calciare, poi sarà un monologo da parte delle streghe nella ripresa con una difesa dell'Avellino però sempre pronta a respingere gli attacchi di un ispiratissimo Marotta, in particolare Ghidotti sarà superlativo in un paio di circostanze, qui la prima in scivolata su Teio, dall'altra parte Masciangelo prova a trovare Ferrante che invece si mangia letteralmente il gol dell'1-1. Il Benevento continua ad attaccare a testa bassa, da destra a sinistra, qui Agazzi con il tacco, trova l'opposizione da parte della difesa irpina, attacca sempre da destra la formazione di Andreoletti, qui il destro da parte di Talia, sempre Ghidotti pronto a respingere, ultimi secondi arrembanti da parte della formazione di casa che cerca di trovare almeno il pareggio, visto che è imbattuto al Vigorito il Benevento, è l'ultima azione, trova l'uscita così così di Ghidotti. Marotta alza questo lob e Thiago Cionek diventa l'eroe della serata dell'Avellino che guadagna il quarto posto solitario in classifica e rimanda il Benevento giù in classifica.